Buongiorno e benvenuti dal Domenico Mammoliti per la 18ª giornata del campionato di promozione. Si incontrano il Torlupara e Valle del Peschiera. Il girone è quello B. In questo momento inizia l'incontro, quindi 18ª giornata di campionato di promozione. Il girone è quello B tra Torlupara e Valle del Peschiera. Attacca la squadra in maglia nera di casa da sinistra verso destra, invece Valle del Peschiera in maglia celeste, colore predominante, anche se sul petto ci sono bande verticali bianche e celesti. A campo, a breve vi daremo anche quantomeno gli 11 titolari per la squadra di casa del Torlupara. In porta troviamo Tomaxi Franca Bandiera. Intanto osserviamo l'azione della squadra di casa con Facinelli che ci prova, palla che va a lato, zitta Chivu a destra, cerca di andare Chivu, si era allungato troppo il pallone, riesce però a tenerla, non riesce a passarla a Cirillo. Opportunità adesso per la Valle del Peschiera con Di Lorenzo che insacca subito, gol dell'1-0, squadra di trasferta in vantaggio con questa imbucata di Di Lorenzo. Non è in mezzo mele per Alberghini, forse troppo lungo, non ci arriva il numero 11. Rimessa laterale. Per il Valle del Peschiera. Colpo di testa della squadra di trasferta. Poi il tentativo di Calzetta. Palla che va fuori. Pallone verso Marini. Poi ci può provare D'Alessandro. Buona. Buono anzi l'anticipo di Usmane. Oliva la mette in mezzo verso Cirillo, riesce ad averne la meglio, non la tocca nessuno, altra opportunità per Filippo Cirillo. Zoppica ancora un po' a Calzetta, speriamo che migliori la situazione per il capitano di casa. Pallone verso Natali. Natale la mette in avanti, colpo di testa di Oliva, cerca di approfittarne Di Lorenzo, Franca Bandiera la para, deve mettere fuori Chivu, di Filippo Cirillo. Severoni può andare in avanti, non serve a nulla però, c'è il duplice fischio, finisce qui il primo tempo dopo 2 minuti di recupero. Torlupara 0, Valle del Peschiera 1. Fischia ora il direttore di gara, inizia il secondo tempo qui alla Mammoliti tra Torlupara e Valle del Peschiera. 1-0 per la squadra di trasferta che in maglia biancoceleste attaccherà da sinistra verso destra in questo secondo tempo. Invece in maglia nera i padroni di casa cercheranno di andare da destra verso sinistra per quantomeno pareggiare i conti. Tuncarà, Severoni, buono il tacco di Tuncarà per Rosmane, tentativo da lontano, Franca Bandiera, quindi rimessa laterale già battuta di Rocco verso D'Alessandro, non riesce a tenerla il Torlupara. Opportunità adesso per Valle del Peschiera con Di Lorenzo, nuovamente Di Lorenzo, Franca Bandiera chiude il tutto. Falcinelli sul punto di battuta, va in mezzo, palla che supera tutta l'area, adesso possibilità per Mele, va morbido per Cirillo, colpo di testa, palla che va fuori. Buono Minniti che recupera, andare per D'Alessandro, non arriva il pallone,
Tunkara. Da Quilio, Ousmane ancora Tunkara. Per Ousmane che se ne va via, entra in area di rigore. Opportunità per Di Lorenzo. 2-0. Beffato il Torlupara da una doppietta di Di Lorenzo. Veronica del numero 18, serve da Quilio. La mette in mezzo per Colasanti e sono 3. 3-0. Game, set and match per la Valle del Peschiera. 43esimo. 3-0. Colasanti tiene ancora la palla là. Palla sul fondo, quando siamo al 95esimo in questo momento, rinvia Franca Bandiera e c'è il triplice fischio, finisce qui Valle del Peschiera che espugna il Mammoliti, 3-0 per gli ospiti.